Benvenuti, riprendiamo il database che abbiamo creato per l'ultimo tutorial dove abbiamo imparato prima a creare, quello precedente ancora, un report, vedete, con la creazione guidata. Poi abbiamo creato questa maschera dove noi possiamo scegliere, inserire tutto nelle nostre categorie e ricercare, aprendo il nostro, come utilizza la nostra query, il report di riepilogo categoria in base alla categoria e la data di inizio e la data di fine. E fin qua tutto bene. Ora vediamo un altro esempio. Adesso chiudo questo e andiamo a aprire una maschera, vedete, come facciamo di solito con le nostre stampe a retro, per ricercare tutti i nostri dati. E qui ho inserito un pulsante che praticamente facciamo quello che abbiamo visto nel precedente tutorial, cioè andiamo a aprire la nostra maschera per ricercare appunto le nostre categorie con inizio e fine periodo. Però questa volta facciamo una cosa differente, cioè non andiamo a aprire la maschera direttamente, ma andiamo a aprire direttamente il report. Dopo vi faccio vedere come si fa. Andiamo a aprire il nostro report direttamente, vedete, e all'apertura del nostro report si apre la maschera. Dopodiché noi qui andiamo a scegliere ad esempio tutto, poi facciamo dal 1° febbraio al 1° marzo, report, ecco qua tutti i nostri dati e adesso possiamo chiudere, quindi chiudiamo, qui naturalmente dobbiamo inserire un pulsante chiudi. Facciamo la stessa cosa, apriamo ancora il nostro report e guardate questa volta, dunque, sempre il nostro report, poi per assurdo facciamo bevande, però facciamo dal 1° aprile al 1° aprile, che sono sicuro che ho controllato che non c'è stato nessun movimento. Premo il mio pulsante report, vedete, si apre questa finestra, nessun dato da visualizzare, il nostro report non si apre, chiudendo, quindi non visualizziamo il nostro report se mancano dei dati. Ora andiamo a vedere passo per passo come si ottiene questo. Per cominciare, la nostra maschera report, andiamo in visualizzazione strutture, vedete, ha solo questo pulsante, su clic, andiamo a vedere, una cosa semplicissima, naturalmente chiude questa finestra, perché questa finestra deve essere chiusa, e poi apre il report, non la maschera, ma va per aprire il report di riepilogo categoria. E fin qui niente di speciale. Chiudiamo. Quindi adesso va a aprire il nostro report, quindi andiamo a vedere il nostro report. Abbiamo visualizzazione strutture. E poi andiamo a vedere. Allora, innanzitutto è stato aggiunto su apertura una routine evento. Andiamo a vedere su apertura, ecco qua il nostro comando importante. Praticamente il nostro comando dice apri la maschera, resoconto data 2, dove poi scegliamo la categoria e la data inizio e fine. Poi vedete abbiamo una serie di virgole, 5 per la precisione, perché dobbiamo arrivare ad inserire questi parametri all'interno, non ci interessano, dobbiamo arrivare ad aprire il nostro report, la nostra maschera in dialogo, vedete, dialogo, poi aggiungiamo una virgola e poi inseriamo tra virgolette il nome del nostro report. Adesso qui guardate, tolgo via la virgola, poi la reinserisco per farvi vedere, eccolo qua, Open ARX, e praticamente non è altro che la possibilità tramite questa stringa che ci consente appunto di passare da un oggetto di access ad un altro. Quindi prima apriamo la nostra maschera e poi apriamo il nostro report. Però abbiamo bisogno, adesso chiudo questo. Tolgo qui la finestra delle proprietà, chiudiamo anche questa, chiudiamo, diciamo di sì, e andiamo a vedere invece la nostra maschera resoconto data 2, vedete, visualizzazione struttura, avevamo qui il nostro pulsante e qui su clic adesso dobbiamo fare due cose, vedete, qui avevamo dopo and if, aprivamo il nostro report direttamente. A questo punto qui dobbiamo togliere questa voce e inserire beh, visibile uguale falso, cioè praticamente la nostra maschera non dobbiamo chiuderla, ma dobbiamo solo non visualizzarla, perché sennò la nostra query non funziona. Fatto questo, torniamo invece ancora qui alla nostra chiudi, facciamo sempre di sì. Al nostro report e alla fine vedete visualizzazione sempre struttura su record vuoto non abbiamo fatto altro che inserire, guardate, un messaggio appunto nessun dato da visualizzare, poi cancel,
uguale a meno 1, cioè praticamente si blocca tutto perché il report non ha nessun dato all'interno e quindi tutto si ferma lì. Quindi adesso chiudiamo, poi anche questa chiudiamo e andiamo a fare la nostra prova ancora, vedete il report, clicchiamo sul nostro pulsante, viene aperta la nostra maschera, da però dal nostro report, vedete direttamente, vediamo un po', proviamo con cereali, facciamo un errore anche, vedete, facciamo vedere se tutto funziona, proviamo a aprire il nostro report, dice no, data iniziale o finale mancante, ecco qui che facciamo fino al 13, report, nessun dato da visualizzare. Vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial, arrivederci.